Eccoci qui, c'era una volta Rocco e i suoi fratelli, oggi Rocco e i suoi figli con Rosa. Vi vedremo assieme su Casa Siffredi in onda sulla 5. Volevo chiedervi cosa vedremo, ma anche cosa non vedremo, perché magari mi avete nascosto qualcosa o no? No, secondo me vedrete la nostra famiglia come siamo veramente sempre, 24 ore al giorno insieme, mangiamo insieme, facciamo sport insieme, viaggiamo insieme e a ogni tanto vedremo anche sia mio figlio che mia moglie che mi danno una mano sul set. Questa volta il set è un po' particolare, si vedrà l'Accademia di Pornostar, qualcosa a cui io tenevo tantissimo, ho avuto grazie a questa produzione, devo dire, la possibilità di realizzare un piccolo sogno, che per me era un grande sogno, quello di diventare rettore di un'università un po' particolare, quindi un'accademia con dei ragazzi, ragazze, sia attori, sceneggiatrici, registe, perché no? Aprirmi e tutto quello che ho imparato in 30 anni poterlo veramente mettere in condizione di condivisione con tutti questi ragazzi. Hai detto che sei diventato rettore, è un po' una rivincita forse, perché sì, ti hanno rifiutato, se non sbaglio, in un'università e quindi sì, è stato un po' un riscatto, no? È stato un riscatto, devo dire che non è una sorpresa il fatto che venga respinto, veramente anche una, non solo l'università, anche la scuola qui a Milano, Alessandro Volta, lo scientifico, tutti i ragazzi mi volevano per la petizione sull'educazione sessuale, volevano farmi delle domande, invece il preside ha dato no alla fine. Quindi devo dire che purtroppo ancora oggi c'è questa sorta di, non lo so cos'è, evidentemente c'è un po' di pregiudizio legato un po' al mio lavoro, al mio nome, alla paura di quello che posso dare come insegnamento messaggio, ma la mia era una provocazione, non era io vengo ad insegnare educazione sessuale ai nostri figli, fermo restando che non avrei nessun problema, però era qualche genitore, qualche professore, qualche psicologo che ha voglia in maniera ironica di andare a spiegare a questi ragazzi che il porno non è educazione sessuale bensì qualcos'altro, nient'altro. E qui è nato lo slogan ai professori, fatemi venire, che è stato un doppio senso. Fatemi venire! Volevo chiedere a Rosa se è vero che ci sono anche qui i due ragazzi, se è vero che in realtà il bambino di casa è proprio Rocco. Eh sì, è vero. Come mai? Ma perché lui ogni tanto fa delle cose, anche i ragazzi dicono, anzi loro, che papà non fare così, oppure perché devi prendere questo, perché devi fare questo. Sono un eterno bambinone. Questa è la verità. E invece il fatto che il programma vada sulla 5, che è un canale pensato per un pubblico femminile principalmente, volevo chiederti, ecco, ti trovi bellissimo, quindi a tuo agio, no, immagino. Dire una figata è poco, no? Quindi come ti immagini possa essere la telespettatrice? Ma tipo guarda, io devo dirti la verità, secondo me le donne sono il pubblico giusto, perché sono molto più, cioè secondo me più curiose e possono capire di più una tematica, sono credo di non sbagliarmi, meno bacchettone degli uomini all'interno di una situazione dell'accademia per capire, e anche curiose. Poi ci sono i ragazzi che credo siano di bella presenza e quindi aiuta, e credo che tante donne siano curiose di conoscere di più Rosetta, che sono sicuro che apprezzeranno molto. Che tu chiami Santa Rosa, giusto? Santa Rosa la chiamo così da sempre. Come mai, immaginiamo, perché ha avuto una pazienza, ci pensa. Secondo te? Ci pensa. Ma cioè, voglio dire, è tutto racchiuso, no? Santa Rosa. Santa, come fai a stare con Rocco se non ti chiami Santa Rosa? Chiaro, due battute proprio al volo. I ragazzi, se hanno avuto delle così all'inizio, magari dei timori di accettare questa sfida anche per loro, perché di fatto è la prima volta che appaiono in TV assieme alla loro famiglia. Ma veramente non lo vedo come una sfida, ma era più una cosa nuova che dovevamo capire un po' come funziona o come si può mischiare il nostro mondo con il mondo di papà e farlo vedere a tutti in un modo nuovo, magari perché non era mai successo questa cosa, tipo di far vedere una cosa del genere in televisione.
dobbiamo vedere anche il pubblico come risponde a questa norma. L'ultima domanda, Rocco, se intendi magari nei prossimi anni andare in pensione da questa professione e se eventualmente, non so, vuoi fare un appello a Renzi per metterla tra i lavori usuranti, non so, per una pensione, una cosa. Non è male questo, mi hai dato una bella idea. Facciamolo l'appello. Sì, facciamolo, allora. Direi. Via. Allora, Renzi, ascolta un attimo. Io lo so che voi, poi siete dei grandi fans del nostro mondo, tutti quanti, perché fate sempre finta di non, ma poi siete grandi fruitori dei politici, destra, sinistra, ci racchiudo tutto e tutti. Una volta ho visto Grillo che mi ha dato la mano e mi ha fatto i complimenti con il suo spettacolo. E quando lui, mentre parlava, ha girato 3 volte l'occhio, quello che segnale. Quindi voglio dire, siete stati tutti amici miei di intimità, abbiate un occhio di riguardo. Ricordatevi che ho lavorato molto molto duro per voi e per tutti quanti e ho tenuto alta la bandiera italiana per tanti anni. Quest'anno mi hanno premiato di nuovo come miglior attore a Las Vegas, 52 anni, questa la dice lunga. Almeno l'asta ce l'ho messa, la bandiera ce l'avete messa voi. Grazie. Ciao.